Registrazione in corso, buongiorno a tutti, sono le 9:11, procedo con l'appello, chi ha bisogno della giustifica la chiede. Grazioli? Buongiorno, presente. Vedoni? Sono presente con giustifica, grazie. Burgio? Presente, buongiorno. Corrente? Buongiorno, presente senza attestazione, grazie. Cucunato? De Iulis? Sotillo? Presente. Faccio una seconda chiama per consigliere Cucunato, consigliere De Iulis. Perfetto, abbiamo il verbale della scorsa settimana da approvare. Sì, Maria, allora come prassi sospendiamo 10 minuti da prossimo. Perfetto, interrompo la registrazione. Sono le 9:12. Secondo solo, la registrazione è in corso, sono le 9:25. Sì, grazie. Allora, riprendiamo la registrazione. È entrato anche il consigliere De Iulis, quindi se possiamo registrare anche la presenza del consigliere De Sì, Iulis. già fatto. Ah, sì, già fatto. C'era la lettura Sì, del grazie. No, quarto senza attestazione, grazie. verbale, quindi possiamo chiedo ai consiglieri se hanno apportato, vogliono apportare le modifiche al verbale, di dirlo adesso, grazie, consiglieri. Per me va bene. Se non ci sono delle modifiche al verbale, possiamo dare anche per approvato il verbale della seduta precedente. Perfetto. Allora, invece passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno che ha intenzione di iniziare a lavorare poi a settembre un documento che vada a rigenerare alcune zone commerciali, mercati. Fino ad arrivare delle zone commerciali, quindi prendere quella, andare su questo filone qui. Quindi l'idea è quella lì, specialmente parte anche Presidente, da. chiedo scusa, non so se è un problema mio, ma io la sento malissimo. Mi sentite, consiglieri? Avvicino di più perché ho l'auricolare, colpo Perfetto, l'auricolare. No, grazie. guarda, Sentite io meglio stavo in adesso? silenzio perché ho una connessione pessima anche io, quindi credevo fosse un Ah, ok. problema mio, però io lo sento a tratti più che basta. Sì, a Adesso mi tratti, sentite bene? infatti. Mi Sì, sentite adesso bene adesso? meglio. Meglio? Sì. Ah, allora, no, dicevo che l'idea è quella di costruire un documento che poi andremo a farlo in estate e poi lo presenteremo a settembre, di recupero di alcune aree, no? Commerciali, quindi optare per il recupero nelle zone commerciali, come per esempio spazi, per esempio vicino ai mercati plateatici, in vista anche forse di un primo rifacimento del mercato che dovrebbe essere quello del Laurentino, secondo il progetto che è stato fatto insieme all'Università di Architettura, forse lì si parte con il primo format. Stiamo vedendo e parlando con l'assessora Elli al Campidoglio per chiedere di fare alcune cose, le deve fare anche lei dall'alto. Quindi è anche di portare avanti tutta quella serie di azioni di recupero che erano anche all'interno poi dell'atto delle vie del commercio, no? Quindi andare assolutamente a riqualificare quelle aree. Quindi, visto che comunque con AMA, col tavolo del decoro, si sta agendo, però si va un po' a rilento su quelle zone, forse c'è bisogno anche di fare un atto che indirizzi proprio anche la nostra giunta verso quella linea. L'idea nasce anche poi di mettere delle nuove aree, come ad esempio Via dei Sapori, in queste aree, perché Via dei Sapori ha quell'enorme striscio centrale di terra, no? Non chiamerei un boulevard, ma forse nell'idea era quella, ma non è né grande né troppo piccolo per essere identificato come uno spartitraffico, ma non è neanche così grande da essere identificato come un boulevard. Quindi è un po' una cosa fatta un po' a cavolo di cane, che chissà chi è, progetto allora, senza senso, in mezzo a quella strada, anche con un marciapiede anche abbastanza alto rispetto alla parte stradale, quindi anche difficile poi da salirci sopra.
quindi di ricapire, di capire, anche di ripensare a livello anche quello spazio. Poiché girando qui un po' per l'estero ho visto delle cose molto simili a quelle aree, e quindi si poteva optare per dare delle idee e poi metterle in atto, e poi la gente farà passaggi in più commissioni, però di essere noi come autori di portare avanti. Poi di riprendere, perché abbiamo un atto in sospensione, che è quell'atto invece sulla pedonalizzazione di Piazza Cina, che ormai i cittadini se l'aspettano, quindi noi dobbiamo andare assolutamente avanti. Noi l'abbiamo votato nella nostra commissione, si è arenata un po' nella commissione mobilità, ma c'è anche il presidente più corrente, quindi sicuramente a settembre faremo tutti i ragguagli anche con Roma Mobilità, il Dipartimento di per sé deve capire se c'è la fattibilità di una deviazione dell'autobus, e se c'è la possibilità poi alla fine, se ci accordano poi questa possibilità poi di andare a pedonalizzare quell'area e fare quindi una piazza come si deve, anche perché ne parlavo anche con l'assessore Veloccia qualche settimana fa prima di partire dalle vacanze, e c'è un interesse su quell'area anche loro, e quindi gli piace il progetto che noi abbiamo fatto, quindi potrebbe essere sposato anche in pedalato, e quindi darci una mano anche per quanto riguarda poi tutta la serie di documentazione che si deve fare poi con Roma Mobilità, Roma Servizio, Roma, tutti i vari Roma dipartimenti che esistono, per capire la fattibilità. Stessa cosa si deve riprendere nel documento, quello delle vie del commercio, anche alcune aree, perché c'è interesse, e anche qui abbiamo mandato una nota con la firma per il vicepresidente Gregori all'assessore Veloccia, proprio per la rigenerazione commerciale, per quanto riguarda commerciale del quadrante EUR. Lì entrano più soggetti, quindi abbiamo chiesto proprio al Dipartimento di poter fare uno studio di fattibilità su delle idee che noi usciranno dalla commissione e che sono condivise poi anche con l'assessore Gregori, e quindi sono chiaramente condivise anche per quanto riguarda proprio la sistemazione di alcune aree come Viale America e Viale Europa, che hanno bisogno sempre di più, si sta perdendo un po' quel commercio di prossimità che tanto poi salvaguardiamo al centro. Ricordo che l'euro poi è anche la città storica, quindi rientra anche in una percentuale, un calcolo di percentuali per quanto riguarda i locali da tenere aperti per varie attività, e non farli sovrastare unicamente da attività di somministrazione come sta accadendo. Perché poi senza possibilità di parcheggio, senza possibilità di esposizione, senza possibilità, in realtà questi negozi stanno tutti mano a mano scomparendo e facendo posto o a dei brand multinazionali, oppure a tutti i locali di somministrazione, vista anche l'enorme esigenza che dopo il Covid sta riportando un'altra volta a ritornare negli uffici dell'EUR. Poi anche in vista di nuove implementazioni di impiegati che arriveranno quel quadrante con ferrovie, con le due torri che ha preso FS, quindi dobbiamo un po' ripensare anche salvaguardare quel costruito commerciale che nella storia si era insediato e ha continuato a stare in quei luoghi, e che adesso onestamente, così com'è, dai parcheggi alle aree, alla mancanza di spazi e ad altro, deve ostacolare, e quindi vedrà poi piano piano la loro scomparsa definitiva da quel quadrante. Già hanno iniziato alcuni locali, per fortuna se ne è chiuso uno che era Domeucci, ma per fortuna mi dispiace che abbia chiuso, e si è messo un altro brand, però poi ha aperto un'altra caffetteria storica che in altre zone è arrivata da noi, come quella della mi ricordo più il nome, lo tengo sulla punta della lingua. Quindi si sta creando un po' un sistema in cui tanti locali storici stanno sparendo. Quindi chiediamo, sicuramente abbiamo fatto una nota, quindi chiederemo uno studio quanto riguarda l'urbanistica, di fare uno studio per ripensare completamente agli spazi che sono lì
anche nel quadrante dell'euro. Quindi io ho aperto il dibattito, quindi chiedo a voi di integrare o andare sul dibattito e quindi di seguire nel dibattito. Ieri? Presidente. Sì, Presidente Berone. Grazie, grazie. Ma Presidente, guardi, secondo me la prima pietra da cui bisogna iniziare questo lavoro è la consulta dello sviluppo economico, perché secondo me complimenti, diciamo, a noi, ma poi nello specifico, Presidente, a lei e all'assessore Gregori per l'idea di mettere insieme tutti gli attori e, diciamo, vivono il quadrante specie a livello commerciale, perché si è visto dalla risposta che c'è stata alla presentazione ufficiale in Vaccheria, diciamo, c'è volontà e voglia di partecipare. Questo è assolutamente un punto positivo. Detto ciò, quello deve essere, secondo me, Presidente, come lei anticipava nella sua disquisizione, deve essere il primo punto di partenza al fine di organizzare questo mondo, ma renderlo un mondo che dialoga con gli altri mondi, nel senso che questo mondo, se non viene integrato e aggiungerei anche se non viene capito e non inizia a parlare un linguaggio di apertura e di confronto, credo che sia mondo poi chiuso che non possa ottenere tutte le opportunità che si potrebbero ottenere, per l'appunto, essendo parte di un processo. Il discorso è che noi, per l'appunto, stiamo mettendo in campo tutta la nostra buona volontà per far sì che, diciamo, le aree commerciali, a partire, Presidente, dalle vie del commercio, no? Quando abbiamo creare, diciamo, più attrattive rispetto a molte altre, abbiamo per l'appunto deciso di incentivare il commercio in determinate zone, renderle sempre più fruibili e sempre più vivibili. Questo, diciamo, nell'ottica di un decoro, ma anche nell'ottica della promozione tramite eventi che di fatto poi erano magari incentrati su una tematica precisa, ma che poi riportavano un ritorno positivo per tutte le attività commerciali in generale che diciamo animavano l'area intorno all'evento stesso. Credo però, Presidente, che al di là di tutti i nostri buoni sforzi ci sia un problema strutturale che man mano che andiamo avanti con l'amministrazione io denoto, e cioè che il mondo del commercio non è un mondo. Cioè vediamo che l'approccio con il commercio e con i commercianti di fatto delle volte, specie nelle zone più rappresentative e commerciali, è un po', questo ripeto, non vale per tutti e non voglio fare un discorso generale, ma in taluni casi si rappresenta come un mondo che è una delle volte legato a resistenze di una piccola banda di commercianti che provano a trainare gli altri, e di fatto molti altri commercianti slegati da questo processo, che però di fatto di riflesso subiscono, passi il termine, diciamo, il moto di quei pochi che cercano di imporre una decisione rispetto ad altri. Faccio un esempio, Presidente, così forse è più semplice. Via l'Europa, che è una delle nostre vie commerciali, è un luogo dove relativamente alla notte bianca, diciamo, conoscendo un po' quella zona, molti commercianti mi hanno chiesto: ah, ma la notte bianca si fa o non si fa? E via dicendo, rispetto all'anno precedente, poiché interessati, diciamo, a collaborare e lavorare rispettivamente alla notte bianca. Per quel che concerne alcuni altri, invece, questi altri, per un modo forse, non lo so,
aprioristico ideologico, non lo so, ma forse lo scopriremo un po' meglio, vivono invece una, diciamo, forse un'ostilità nei confronti dell'amministrazione, salvo poi che questa sia tramutata anche in atti più o meno ufficiali, ma di fatto non sono collaborativi, ma anzi ostili a qualsiasi passaggio che l'amministrazione proponga. Ora, Presidente, non è che si può fare sempre una colpa, si può, diciamo, dare una colpa agli altri e considerarci noi tutti che facciamo politica quelli più bravi. Bisogna costruire, diciamo, un dialogo reale con anche con chi diciamo è restio al dialogo, quantomeno bisogna provarci o riprovarci, perché forse ci abbiamo provato pure più volte, però continuare a riprovare per far sì che tutte le realtà vengano incluse, perché credo, Presidente, che ripeto, il decoro passi dalla politica, ma poi di fatto cammini sulle gambe di chi vive quell'area, e questo vale tanto per le attività commerciali quanto per i privati, Presidente. Nel senso che io molto spesso mi trovo a discutere con i cittadini per dire anche nel palazzo dove vivo, perché è inutile che ogni giorno si torna a casa e si protesta contro l'ama, poi si va nel cassonetto, diciamo quello condominiale, e si trova, questo è successo una settimana fa, e ho trovato un ventilatore lanciato nell'indifferenziata. Ho mandato una foto sul gruppo WhatsApp del gruppo del condominio, ho spiegato a tutti che è inutile protestare contro l'ama se poi la civiltà non passa in primis dai cittadini. Stessa cosa, il decoro nelle aree commerciali deve essere per l'appunto un qualche cosa che sicuramente viene richiesto, ma dove le attività commerciali si impegnano anche a tutelarlo e garantirlo come per l'appunto sentinelle o garanti di quell'area che vivono e che devono gestire al fine di renderla più fruibile, più appetibile possibile per coloro i quali devono andare lì e comprare qualcosa. Pertanto, Presidente, totalmente d'accordo con, diciamo, con l'idea dello sviluppo di una risoluzione. Io credo che però, ripeto, secondo me dobbiamo provare a farci promotori di un nuovo dialogo o comunque creare, e ripeto, la consulta dello sviluppo economico secondo me può essere molto utile per creare per l'appunto un dialogo con tutte queste realtà, metterle sedute e capire pure le loro esigenze, perché molte esigenze vengono anche da loro e dobbiamo cercare, insomma, di rispondere e ribadisco, creare un dialogo con queste realtà. Mi sembra la pratica più importante, al di là della risoluzione, che è anch'essa importante, Presidente, ma che, ripeto, può risolvere problemi, ma fino a un certo punto serve anche la collaborazione in questo caso Grazie. commercio. Grazie. Grazie, Presidente Dolifino, ma sicuramente noi la consulta l'abbiamo avuta per questo, quindi qualsiasi atto venga in futuro prodotto da questa commissione che abbia attinenza ovviamente la parte commercio e turismo, sicuramente viene fatto un passaggio all'interno della consulta. E quindi sicuramente noi aspetteremo un attimino la formazione, ma non ricordo bene le date in cui partirà effettivamente la consulta, quindi vedremo un attimino, sarà mia premura mettermi in contatto con il vicepresidente Gregori e capire le tempistiche che si sono dati nei primi incontri, perché c'è stato già un incontro, insomma il 5 agosto se non mi sbaglio. E quindi capire cosa si sono dati come tempistiche per far nascere questa consulta. L'idea era quella del lavoro in commissione e poi sempre passare per la consulta per tutto quello che riguarda il commercio, specialmente in quelle aree, perché sono delle aree molto particolari dove ci sono tante attività che poi lì sono ormai da diversi anni, no? Persistono da anni e anni, e quindi è giusto fare con loro anche una soluzione, quindi noi siamo aperti al dialogo, non abbiamo nessuna velleità di imporre nulla,
Poi abbiamo la fortuna, io qui chiedo anche aiuto al presidente corrente, perché tutto ciò che noi vogliamo fare alla fine anche a livello commerciale, a livello commerciale, ricade anche poi su attività, mobilità, quello che riguarda questo. Poi noi abbiamo la fortuna di averlo in commissione e anche io di stare poi nella sua, quindi di creare una stretta commissione e anche di invitarlo per queste tematiche, anche diciamo, della consulta, in modo che può portare anche il suo parere, perché a volte entra poi nella tematica mobilità e viabilità, e quindi chiedere anche a lui di partecipare in modo da creare una forte connessione tra queste due aree, tra commercio e viabilità, perché per tantissime cose sono completamente connesse, non possono essere assolutamente trattate in maniera separata, quindi onde evitare poi dei corticircuiti, quindi è giusto, quindi lo chiedo proprio alla presidente corrente questa cosa, quindi tratteremo sicuramente tutte le tematiche sempre insieme, quindi sarà parte attiva anche nei prossimi colloqui. Noi abbiamo chiesto tutto dei pareri, perché si vuole creare un qualcosa di nuovo, cioè modellare un po', parliamo di assessore veloce, modellare di nuovo questo centro dell'euro, perché così com'è ormai non corrisponde più a quello che potrebbe essere il futuro di quel quadrante, anche perché noi dobbiamo salvaguardare i partiti, salvaguardare i commercianti, salvaguardare gli abitanti, salvaguardare questo, quello, quell'altro, quindi ci sono tante cose da salvaguardare, quindi giusto chiedere l'assistenza degli studi, quindi fare gli studi che noi abbiamo fatto. Mi sente, Presidente, salvaguardare anche la nostra salute, eh? Anche la nostra salute, sì, perché poi sono tanti attori che agiscono. Uno cerca sempre di fare un qualcosa che scusi, cerchi di... ma ce la meritiamo. No, perché uno cerca sempre di fare il tutto per cercare di sì, sistemare le cose, ma aiutare tutti, però non sempre ci si riesce, quindi è giusto fare uno studio, in questo caso farci aiutare come abbiamo fatto per i mercati plateatici, a cui c'è stato uno studio anche scientifico alle spalle, non è che si è deciso di modellare i mercati così solo perché piacevano al vicepresidente, alla presidente o a me o altri membri della maggioranza, ma si è fatto uno studio anche andando lì in luogo a raccogliere notizie dal tessuto cittadino, quindi sicuramente chiedere poi degli aiuti a questi enti universitari che hanno un po' tutto all'interno, parte architettura, allo studio sociologico all'interno, quindi credo che ci aiuti tantissimo nel fare un qualcosa che bene o male poi sia gradito a tutti e non sia solo una cosa di mera bellezza per noi e basta. Quindi ecco perché io ho detto di fare questa mail, di chiedere quindi all'assessore universitario anche delle spese, perché non è che la progettualità e gli studi poi si fanno gratis, perché anche se utilizziamo l'università, non è che i professori lavorano poi gratis solo perché noi li chiamiamo in campo. Quindi chiedere questa cosa. Logicamente tutti i partner entrano in questi studi, e quindi è questo proprio perché io, per me, adesso l'euro come è posizionato, come è fatto, praticamente tra qualche anno sarà praticamente una bomba, perché inizierà la guerriglia interna tra i poveri, anche in vista di altri 6-7 mila persone che arriveranno all'interno del quadrante. E onestamente, per chi ci abita, che sono quei poveri 6 mila persone che ci abitano all'interno, potrebbe diventare un inferno, e dobbiamo salvaguardare anche le attività commerciali storiche di quel quadrante, che ricordo è agli occhi di tutti, stanno mano a mano chiudendo bottega e sostituendo poi da attività di somministrazione. Quindi questo è l'idea lì. Poi andare logicamente anche nelle periferie. Ieri il consigliere degli ULIS, quando abbiamo trattato in consiglio si è parlato poi di quell'atto, della risoluzione per quanto riguarda la sorveglianza, della sorveglianza in alcune aree, mi ha acceso un'enorme spia, perché possiamo anche noi, anche in vista di quei fondi che sono sul nostro territorio e che gestendo a livello di giunta e quindi di maggioranza, di chiedere anche ulteriori fondi, anche per i bilanci, tra 3 mesi andremo poi a iniziare a lavorare,
insieme ai consigli di Capitolini, fare le richieste su delle somme da destinare proprio alla sicurezza di alcune aree, che sono aree poi di mercato, quindi da quelli plateatici, quindi da quelli chiusi, a quelli invece di settimanali, dove sicuramente anche la parte esterna sarebbe utile comunque impiantare dei sistemi di sorveglianza, anche perché anche nella parte esterna dei mercati, poi quindi anche nei settimanali, dove poi si consumano poi anche dei piccoli reati, come borseggi o altre cose, sottrazioni di beni o oggetti, e quindi sarebbe giusto andare anche un attimino a tutelare quelle zone commerciali, il tessuto commerciale, e quindi pensare anche per un decoro futuro, no? In modo da controllare anche chi ci va poi nei momenti in cui non sono aperti al mercato, ma per altre attività come parcheggi, in particolare sono dei parcheggi, tranne forse uno, che è quello Tarantelli, che è giù, in realtà è un'area completamente spostata dal tessuto urbano, quindi chi si va prettamente per il mercato, e poi resta la settimana in un'area, sembra che sia chiusa, fa anche dei cancelli, però forse erano rotti allora, però ci sono dei cancelli che chiudono, quindi è un'area completamente chiusa. Quindi capire anche per combattere poi questi piccoli versamenti di rifiuti, che è un'evolosa che è un quadrante, specialmente quando ci spostiamo leggermente al di fuori dalla zona cosiddetta EU, quindi più strettamente, quindi sarebbe sicuramente un ottimo deterrente per tutta questa serie di controlli. Quindi mi ha dato lo spunto il grazie, perché parlò proprio di telecamere, quindi parlava di Carlo Campanari, e comunque una zona speciale che abbiamo attenzionata, e quindi da lì di attenzionare in tutte le aree del commercio, posizionare sicuramente dei sistemi di videosorveglianza che aiutano in tutti i sensi, sia dalla parte di essere deterrente per piccoli reati e reati, sia per controllare poi anche il decoro. Vediamo sempre più che a volte sento pure anche commercianti che posizionano, versano rifiuti non sempre negli orari consentiti dal regolamento AMA, ma anche in diversi orari, quindi poi in un certo aiutano poi alla bellezza di quel posto. Ieri consigliere vogliono intervenire? Sì, no, ho sentito con attenzione anche l'intervento del consigliere Bedoni, che condivido. È importante che ci sia la condivisione del territorio su tutte le azioni che vanno a impattare, diciamo, sulla quotidianità degli utenti, dei commercianti, delle persone normali che fanno attività normale, che non fanno attività commerciale e quant'altro. Perché, appunto, cito l'esempio, ahimè, di questi giorni, di questi mesi, dell'isola ambientale di Fonte Meravigliosa, che è un'opera meritoria, utile, bella, tutto quanto, però non essendo, a quanto pare, stata condivisa con la maggior parte della popolazione, ci troviamo con 900 persone che l'hanno votata e 3.500 persone che hanno fatto una raccolta firme contrarie. Quindi, insomma, proprio per evitare quei cortocircuiti di cui parlava il consigliere Bedoni, è proprio importante che ogni azione che andiamo a fare, che va a impattare sul territorio, abbia la massima condivisione, informazione, aggiornamenti sugli stati di avanzamento, in maniera tale che sia un'opera sentita da tutti e non crei appunto delle problematicità. Sul discorso invece di Piazza Cina, no, ho colto che si era rallentata nella nostra commissione, in realtà non è mai passata in commissione, se deve passare, per carità, facciamo una congiunta, ma visto che lei comunque è anche presente in commissione da me, possiamo affrontarla nella sua specificità.
convocando gli attori, commissionando uno studio a Roma Servizi proprio in funzione della massima condivisione, perché poi anche quello studio dovrà essere condiviso con le realtà territoriali, sia associazionistiche di cittadini, sia commerciali, insomma, per cui massima disponibilità a ogni cambiamento, insomma, ogni modifica che possa portare vantaggio al territorio, però ripeto, assolutamente condivisi, sia a livello di informazione sia a livello di scelte. Sì, grazie, consigliere Corretti. No, ma infatti lì proprio, c'è l'esempio che ha fatto proprio su Fonte Meravigliosa, è un esempio proprio lampante. Noi abbiamo partecipato per quanto riguarda i commercianti del mercato, lì ci hanno chiamati, ma l'associazione poi addirittura si è creata un'associazione di commercianti in quella zona, proprio questa problematica, quindi è emersa, addirittura abbiamo scoperto che tanti che poi avevano anche votato questo documento, allora poi alla fine non erano convinti perché poi addirittura è stato modificato, altre Eh cose, sì, poi si entra esatto. poi Si nel parla di sì, condivisione, parlavo anche di quello. Sì. esatto, poi è stato modificato all'ultimo, non so, io poi non ero in quel periodo, nel municipio, quindi non ho seguito allora la vicenda. In realtà neanche mi voglio più tanto impiegare adesso, perché la vedo che è così ingarbugliata. Più che altro adesso si deve trovare solo una soluzione che vada a mediare tra le parti e cercare di trovare un accordo tra le parti dopo questo scontro enorme che c'è. Sì, su Piazza Cina dal progetto, per fortuna la risoluzione è un atto abbastanza, non vincolava nulla, è abbastanza libero e modificabile o fare altro, quindi ci si può lavorare tranquillamente, anche perché poi nell'interazione con i cittadini abbiamo visto che addirittura loro vogliono proprio una vera e propria piazza, quindi la vogliono tutta alberata, quindi diventa anche un po' un problema, perché lì poi dobbiamo trovare un giusto equilibrio poi tra il fatto che comunque era un'area parcheggio e un'area comunque mercatale di settimanale per alcune rotazioni che non gestiamo noi come municipio, ma gestisce Roma Capitale. Il posizionamento forse in accordo lo gestiamo noi, però ne dovremmo poi ricollocare quelle figure che operano commercialmente in quella zona, quindi si deve fare uno studio sì, sulla mobilità, ma anche capire poi in realtà presentare un progetto. Da come ho capito, loro vogliono proprio un vero e proprio area parco, quindi con alberi ovunque, quindi si deve trovare anche lì un compromesso, perché abbiamo 2 anni, speriamo di portarla avanti e capire prima la fattibilità, perché se non si capisce la fattibilità della viabilità è inutile anche pensare o sognare ad altre cose, quindi si deve capire prima quello. Anche sul quadrante poi ci sono anche dei soldi da spendere, quindi potrebbe diventare anche un qualcosa di bello e che possa piacere a tutti gli abitanti, in modo da fare anche qualcosa anche lì. Il progetto alla fine, dopo che l'hanno visto realizzato, neanche gli è piaciuto, quindi a volte anche bilanci partecipativi poi funzionavano più di tanto, quindi veramente dobbiamo stare molto attenti quando spendiamo dei soldi. Anche lì, per esempio, c'è stata grossa critica poi quando hanno visto il progetto realizzato, quindi un po' di problemi. Quindi dobbiamo andare anche lì con i piedi di piombo e capire bene prima la fattibilità, quindi abilità, e poi pensare ai sogni e condividerli. Allora, consigliere Burgio. No, semplicemente richiamo un attimo l'attenzione a quello che diceva lei prima, l'isola ecologica di Fonte Laurentina. Lì è stato un caso, diciamo, clamoroso di Guelfi contro Ghibellini, e insomma, una situazione che non si deve più verificare. Io l'ho seguita, come lei, Presidente, come altri, praticamente quasi tutte le riunioni, e effettivamente ho notato anche un tono aggressivo da parte dei commercianti nei confronti di parte della politica o comunque di parte di chi. Cioè contro chi in qualche maniera aveva fatto le raccolte firme, quindi diciamo, lo scopo nostro, cioè della politica, è quello di risolvere anche queste controversie, quindi non deve più succedere una situazione del genere. Sono sicuro che lei, Presidente Cassoli, non ci porterà a questo, anzi, però in effetti quello è stato un caso, diciamo, clamoroso di una spaccatura del territorio, delle intenzioni dei cittadini, piuttosto che dei commercianti. Ripeto, quello che io ho visto in quella riunione al mercato, in cui c'era anche lei, Presidente, è stato veramente molto sgradevole. I toni erano diventati talmente aggressivi e noi abbiamo proprio il compito di non portare mai, di non far alzare mai l'asticella oltre appunto questi livelli. Solo questo devo dire. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Burgio. Allora, se ci sono altri consigli che vogliono intervenire, prego.
Scusate, mi sentite? Sì, consigliere Iulis, la sentiamo. Guarda, io provo, ma purtroppo ho una connessione che è pessima questa mattina, peggio del solito, quindi se non mi sentite provate insomma a dirmelo e mi fermo. No, solo un accenno su quello che era stato detto relativamente ai progetti che poi sono quelli del bilancio partecipato, no? Di cui io fui uno tra i pochissimi oppositori di quel progetto, perché mi accorsi che i progetti che ha premesso che il bilancio partecipato era qualcosa per far sentire i cittadini vicino alle istituzioni, che come concetto iniziale poteva essere anche comprensibile, ma la realtà è che poi si andava a scavalcare quello che poi erano i consigli dei municipi e la pianificazione sul territorio, per cui ci siamo ritrovati con dei progetti votati dai cittadini che erano completamente scollegati con la realtà. Parlo di piste ciclabili, parlo naturalmente di altre situazioni che sono state menzionate oggi. E questo è il danno che poi si crea quando appunto si vota un progetto, perché poi bastava che ne so, due comitati di quartiere se ne mettessero d'accordo, tu voti il mio, io voto il tuo, e non so se è successo poi realmente o meno, e perché non credo che un cittadino di Santa Palomba non potesse votare un progetto a mezzo cammino, ad esempio. Bastava che due comitati si mettessero d'accordo, naturalmente quelli più popolosi, e avrebbero vinto loro, cosa che potrebbe essere anche successa, non lo so, francamente non è che sono in grado di fare questo tipo di verifiche, però questo è uno dei motivi per cui magari se è stato votato il progetto da 1300 persone, magari quelli realmente del quartiere sono ancora inferiori, ed è per questo che poi sono stati dei problemi a Fonte Meravigliosa. E lo ripeto, perché questi progetti erano completamente scollegati da tutto il resto, da una visione d'insieme che invece il consigliere del municipio, il consiglio del municipio e le commissioni e la giunta invece hanno. Detto questo, e quindi lo volevo ribadire perché sono sempre stato contrario a quel tipo di approccio, sui plateatici, presidente, l'avevo anche formalmente dato come idea di una possibile commissione, vedere se questi progetti dei nuovi mercati sono andati avanti, stanno andando avanti, oppure se ci sono stati dei problemi, se si sono fermati, per quale motivazione eventualmente si sono fermati, perché come ricorda in particolare su alcuni potevano esserci delle criticità sui parcheggi, quindi ecco, volevo solo rinnovare questa richiesta, grazie. Sì, consigliere De Iulis, forse tornare alla fase non online ma per la raccolta dei consensi nei quadranti, ma fare i banchetti, forse è meglio ritornare ai banchetti in modo che si controllino i documenti di chi partecipa a questa discussione, a questa cosa, forse aiuterebbe molto di più, più che altro invece farlo online, forse dove poi entravano un po' tutti e quindi si è perso un po' il controllo anche da chi l'aveva proposto poi del manufatto, del tutto. Allora, tornando invece alla risposta, le spiego. Allora, il problema non è, purtroppo, non è il nostro municipale. Abbiamo un dipartimento, un assessorato che tarda a trovare una quadra a livello capitolino, perché con le associazioni anche di competenza, perché è un dibattito aperto che non riesce a chiudere con risoluzione. Noi siamo in attesa, poi il governo in questo caso non aiuta, perché ha fatto anche dei rinvii e possibilità di rinvii anche per chi era già detentore di un'area, quindi perché non è che poi gli atti del governo salvaguardano solo un'unica parte, in questo caso i balneari che si vorranno salvaguardare, ma poi salvaguardi tutto il sistema che poi deve andare a bando non facendo entrare la Borkestein. Quindi non facendo questo poi si è creato un cortocircuito anche a livello capitolino e quindi in realtà non si va avanti perché non possiamo fare i bandi. Uno, non possiamo fare i bandi, quindi siamo bloccati e non riusciamo a riempire, nonostante ci sono i cosiddetti spuntisti, no? Quelli che poi girano e che vogliono poi entrare, o dove trovano posto entrano all'interno del mercato bisettimanale, in questo caso si parla di quelli bisettimanali, su aree pubbliche, e non riescono ad entrare, quindi non possono fare richiesta di poter andare a occupare quel posto nonostante siano vacanti.
e tanti posti sono vacanti anche nei plateatici addirittura, quindi non si può entrare perché non possiamo fare il bando. E nello stesso tempo non possiamo mettere aree nuove, perché poi queste aree nuove sarebbero soggette a bando, come ad esempio quella che poi ritornerebbe nella zona dove fu poi soppresso, come quella a Largo Montanari e l'altra a Trigoria, non tornerebbero perché non possiamo fare il bando. Quindi siamo un po' un attimino in cortocircuito, un po' per l'assessora che aspetta il governo, e il governo che sta salvaguardando delle tipologie, giusto o sbagliato, io non entro in merito in questo, però in automatico con quegli atti blocca anche poi tutto il sistema dei bandi su occupazioni di aree pubbliche. Quindi ecco perché siamo in una fase di stallo, perché se la decisione e i poteri erano direttamente al municipio, noi abbiamo già tutta la cognizione, già abbiamo tutta la fotografia, come si può dire, della situazione, quindi siamo pronti ad agire. Noi in realtà siamo pronti ad agire dal 22, quando nel 22, nel mese, fine mese di luglio, abbiamo dato il piano del commercio, tutto inserito in quel piano, quindi noi dal 22 siamo in attesa che il Campidoglio trovi una quadra insieme al governo per far sì che si facciano questi nuovi bandi ed altro. Quindi ecco perché siamo fermi, ma non perché è volontà nostra, ma sono delle volontà superiori a noi, dove noi non riusciamo, nonostante il nostro assessore vicepresidente partecipi attivamente. 10 giorni fa è stato a un convegno dove c'era anche Gualtieri, quindi ha iniziato a prendere anche il sindaco in mano questa situazione, e comunque ha portato le nostre dimostranze dicendo: guardate, noi siamo anche meglio rispetto ad altri municipi con la programmazione e tutto, perché non ci date l'ok per farli anche provvisori? E quindi stiamo aspettando, perché è entrato in gioco anche il sindaco, stiamo aspettando che si decida a livello di giunta capitolina se ci danno una proroga, la possibilità di farli anche noi in autonomia, chi è come municipi, come noi, pronto a farlo, e poi si aspetta il governo cosa decide poi a livello generale, però nel frattempo andiamo almeno a occupare quei posti che sono vuoti e non sono neanche un bello a vedere, e portare avanti anche quella politica che è quella dell'aumento degli alimentari all'interno, perché ce lo chiedono proprio le figure ai mercati, perché poi l'alimentare è la parte trainante del mercato saltuario, quindi se l'alimentare è poco o non riesce a reintegrare perché mancano, perché per niente negli anni hanno deciso di restituire la licenza o altre cose, poi questi mercati poi non girano completamente. Quindi se non si risolve questo, siamo un po' tutti ingessati in questa situazione di neutralità che non si muove, quindi siamo tutti bloccati e non si riesce ad andare avanti. Per questo, per risponderle alla domanda che ha fatto in maniera più pertinente. Però mi sa che si è perso pure il consigliere Iulis, quindi in realtà non ha sentito neanche poi la risposta alla sua domanda. Dai. La registrazione, se però visto invece sparito. Perché non lo vedo più connesso, Non è più connesso, perché ha detto non c'aveva connessione buona, quindi vabbè, è giustificato, dai, è giustificato. Vabbè. Allora, altri consiglieri che vogliono intervenire? Allora, l'idea è questa qui, aspettiamo, logicamente noi iniziamo a lavorare come commissione, come il solito modo nostro di portare avanti poi degli atti, quella della condivisione su Google Drive, quindi ognuno poi legge, modifica, io metterò lo schema iniziale, poi ognuno aggiunge o modifica quello che c'è e poi lo leggiamo. E poi il momento in cui sarà pronta poi la consulta, agiremo tramite la consulta, portando questo documento alla consulta, così forse inauguriamo la consulta già con un primo atto a cui loro devono dare una mano poi nella stesura finale, anche accogliendo le loro richieste, ecco perché è nata proprio questo, e quindi poi proseguiremo il lavoro dell'atto. Allora, se ci sono altri interventi, perché sennò chiuderei il punto 2 e andrei al punto 3. Allora, se non ci sono altri interventi, Maria, possiamo dare per esaurito il punto 2.
Maria, perso anche te? No, no, ci sono, ci sono. Ah, diciamo, esauriamo il punto 2, passiamo al punto 3, se okay. C'è la posta. No, posta niente. Niente. Allora, varie eventuali. Allora, se non ci sono varie eventuali, consigli che vogliono intervenire su questo punto, potremmo dare anche per chiusa la commissione. Perfetto, interrompo la registrazione. Sono le 10:10, buona giornata a tutti. Allora, buone vacanze a tutti, questa è l'ultima commissione per quanto